Buongiorno amici da Norbert, oggi è il 29 maggio 2020. Io vi giuro che in tutta la mia vita non ho mai assistito, ascoltato, visto tante demenzialità in un solo colpo come in questi tempi. Cioè non passa giorno dove non si legano delle cose che veramente sono demenziali, sono assurde, è proprio come se il mondo fosse impazzito, forse non la gente, ma chi sta ai vertici del potere. Questo non avviene solo in Italia, avviene un po' dappertutto, ma avviene soprattutto nel nostro paese. E allora cominciamo un po' partendo da lontano. Una delle notizie che ho letto è che i visoni in Danimarca si sarebbero infettati di una qualche forma di coronavirus. Non si capisce bene se sia il Covid-19 o se sarà il prossimo Covid, che servirà quindi a perpetuare questa emergenza continua per poter poi giustificare tutte le misure demenziali, draconiane che sono state adottate sino ad ora. Giacché il virus è obbligatorio perché è diventato un metodo di governo. Quindi questo virus con cui si sono infettati i visoni in Danimarca hanno già detto che ci sarà il pericolo che si trasmetta agli animali domestici, non si capisce come, perché naturalmente lo sappiamo tutti. Abbiamo tutti dei visoni che ci girano per casa e che giocano con il nostro cagnolino, no? E quindi c'è questo pericolo che i visoni infetti della Danimarca passino il virus agli animali domestici, ai cani e ai gatti. Di conseguenza, cani e gatti a chi lo possono passare? Vediamo se indovinate, vediamo se indovinate. Ma sì, lo possono passare ai vostri bambini, lo possono passare a noi stessi. Perché ormai tutti quanti, io no, per la verità, perché abito in un appartamento, ma siamo in giro con i cani, quindi avete visto, quindi prima hanno incentivato così la compagnia con il miglior amico dell'uomo, adesso il pericolo arriva proprio dal migliore amico dell'uomo, tutto calcolato da questi disturbati mentali. Poi dopo io sempre leggo un'altra notizia, rimango ancora lontano, che tale Ilaria Capua, virologa, dice che i fattori rischio per beccarsi, diciamo, il coronavirus sono prima di tutto l'età. E beh, ovvio, devono vaccinare prima i vecchietti, no? Quelli che sono alla soglia della pensione o che l'hanno appena percepita. Ci tengono alla loro salute, perché se si ammalano i vecchietti, come si fa? Non si va più avanti, no? E quindi la proposta così di un vaccino obbligatorio, quindi per quei fattori rischio che sono rappresentati ovviamente dall'età avanzata. Ma poi dopo il fattore rischio sono anche gli assembramenti e quindi anche gli spostamenti. Perciò vaccini per evitare che si becchi, che ci possiamo beccare il virus quando ci assembriamo. Ecco perché, secondo me, diranno: vi potrete togliere la mascherina e vi potrete riabbracciare solo quando sarete vaccinati. Non so se. Tutto torna, tutto torna. Dopodiché anche leggo sempre che sarà necessario questo vaccino. Questo l'avrebbe detto in una conferenza stampa la virologa Ilaria Capua negli Stati Uniti. Saranno necessari appunto per effettuare gli spostamenti, quindi chi non avrà chiaramente questo passaporto vaccinale, immagino non potrà più salire sugli aerei, per esempio, non potrà magari andare all'estero e via discorrendo, e via discorrendo. Nel frattempo si legge che a causa di questo virus pandemico inventato,
E il numero dei poveri in Italia a causa, diciamo così, di tutte le attività lavorative che nel frattempo si sono arrestate, a causa di questo fatto qua, il numero dei poveri è aumentato di 1 milione. Ecco. Questi sono i nostri governanti, ragazzi. Questi sono i nostri governanti. Ma però qua c'è da fare un ragionamento. E l'adozione di tutte queste misure impopolari certamente porterà le persone a non credere più a coloro che hanno votato e che adesso, bene o male, sono al governo in maniera bene o male legittima. Ma io mi domando, quindi questi che stanno al governo, secondo voi, se pensano di essere rieletti, come mai adottano tutte queste misure impopolari? Perché la popolarità di questo governo pare che sia scesa a qualcosa come 5-6%, una cosa del genere. Forse anche meno, forse anche meno. Alcune fonti dicono addirittura il 3%. Io non credo che sia così, perché dico la verità, di babbei ne ho conosciuti tanti, ne continuo a conoscere. Potrebbero ordinargli di tagliargli i testicoli, che secondo loro, se lo dicono le istituzioni, lo dice il governo, è cosa buona e giusta. Quindi non sarei così ottimista, però fatto sta che i dati ci dicono che la popolarità è scesa a dei livelli assolutamente percentuali da farmacista, ecco, chiamiamole così. Perciò io dico, se questo governo si permette di tradire l'aspettativa dei suoi elettori, evidentemente sa che non avrà altre chance di dover essere rieletto. Cioè. Ma quello che mi fa specie è che anche le opposizioni sono stranamente silenziose. Che cosa gli è stato promesso a questi signori delle opposizioni? I quali improvvisamente sono scomparsi, non si sente più un dibattito, diciamo così, acceso contro questi provvedimenti impopolari, anticostituzionali. Che gli sia stato promesso un posto a tavola, un posto a tavola per l'orrido pasto. Ecco, allora io credo che probabilmente questi signori, governo e opposizioni, sanno benissimo che l'intenzione sarà quella di non mandarci più a elezioni, sicuramente per un bel po' di tempo, fin tanto le cose non cambieranno in maniera drastica. Perciò si sentono sicuri e a questo punto che cosa fanno? Obbediscono ai padroni del vapore, dell'alta finanza, delle case farmaceutiche e insomma di tutto questo deep state da cui sono eterodiretti. Quindi concludo con l'ultima demenzialità, che è la demenzialità delle demenzialità che ho letto. E sono, in poche parole, quelle che sono le direttive del comitato tecnico-scientifico, da dove li abbiano presi questi disturbati mentali, non si capisce, e connivente il governo, ovviamente, sempre per i motivi che sono talmente sicuri che non si andrà più a elezioni, che si permettono di fare qualunque cosa antipopolare. Dunque, a scuola i nostri ragazzi dai 6 anni in su avranno l'obbligo di indossare la mascherina. La mascherina. Immaginatevi voi quelle classi piccole, poco arieggiate, dove quando fuori fa caldo non si respira già normalmente, anche aprendo le finestre, perché manca l'aria condizionata, perché magari sono esposte al sole, soprattutto poi nelle nostre regioni del sud dove fa molto più caldo che qua al nord. Obbligare i ragazzi, ancora bambini, quindi dai 6 anni in su, a
a rimanere seduti sui banchi di scuola immobili per 4-5 ore, quelle che sono, se bastano, con la mascherina su. Inibire quindi la respirazione, che è l'atto fondamentale della vita, prima ancora del bere, prima ancora del mangiare. Quindi c'è un progetto perverso dietro. Se noi pensiamo poi anche a un altro fatto, un'altra notizia che ho letto oggi sui giornali, e questa è stata denunciata da un sindacato dei medici, perché a causa di questo virus farlocco, ormai da mesi negli ospedali non si opera più, si rimandano le operazioni fondamentali. Si calcola quindi che a causa di questo corona del cavolo, a causa di malattie cardiache per persone che non sono potute essere operate oppure non hanno potuto ricevere l'assistenza ospedaliera, ci saranno 20.000 morti entro la fine dell'anno nel nostro paese solo per il fatto di malattie cardiache, per non poter aver ricevuto l'assistenza ospedaliera necessaria. Quindi dov'è questa pandemia che avrebbe fatto, secondo i dati ai quali io non credo e non ho mai creduto, avrebbe fatto 30.000 morti? Se solo di malattie cardiache si prevede, questo è sindacato dei medici del settore, lì evidentemente, adesso non mi ricordo la sigla, comunque quelli che operano in cardiologia, no? Si prevede che a causa di questa occupazione Covid ci saranno 20.000 morti solo per malattie cardiache in Italia quest'anno. Ecco. Queste sono giusto per darvi le proporzioni, quali si aggiungeranno tutti i morti di cancro. Un mio amico ha i calcoli ai reni, ha una cannuccia, quindi l'apparato urinario, perché non riuscirebbe a fare nemmeno la pipì. Sono 4 mesi che deve essere operato e lo rimandano sempre perché gli dicono che non c'è alcuna urgenza. Questa è la sanità, ragazzi, questa più che la sanità. E quelli sono gli ordini che vengono dai vertici della sanità. È tutta una cricca, è tutta una cricca. Quegli stessi che vogliono farci fare i vaccini, quegli stessi che vanno in giro a farci, che ordinano di farci i tamponi farlocchi, anche quelli. Quegli stessi che vorrebbero costituire i comitatoni tecnico-scientifici, quali decidono chi andare a prelevare a casa per isolarlo, per un virus che si sono inventati. Basta sentire le interviste che già circolano ampiamente nel web del professor Montanari, che dà degli imbecilli a tutti coloro che indossano la mascherina anche guidando in auto. Figurarsi all'aria aperta. E poi la contraddizione, perché il Comitato Tecnico Scientifico dei Disturbati Mentali, tra le prescrizioni trasmesse al Ministro della Pubblica Istruzione, dice che le finestre dovranno essere aperte spesso per cambiare l'aria, quindi i virus saranno liberi di circolare dall'interno all'esterno, dall'esterno venire all'interno e così via. E noi continuiamo ad andare in giro all'aria aperta con le mascherine. Ma ditemi voi dove c'è logica. Dove manca la logica, c'è la menzogna. Quindi io francamente non ho bambini piccoli, per fortuna, io sono già vecchietto, però se fossi un genitore, io no, in queste condizioni, mio figlio, mia figlia a scuola non ce la manderei, non ce la manderei. Tanto vengono fuori tutti degli ignoranti, perché la scuola di oggi fa schifo, parliamoci chiaro, il livello è veramente basso, è un indottrinamento mentale, per cui
serve solo un pezzo di carta perché magari ti apre determinate porte per lavorare. Ma poi non è nemmeno più così, perché forse oggi più che mai funzionano le raccomandazioni. Provate a fare un concorso pubblico e vedete se per caso non conoscete qualcuno che conta, se riuscite a passare a ottenere il posto di lavoro. Meglio reimparare a lavorare con le mani, perché abbiamo disimparato a lavorare con le mani. E unendo il cervello all'abilità manuale si possono fare grandi, grandi cose, immense. Alla prossima, ragazzi.